Un saluto da Dottor Palmas, vi mostro un caso di riabilitazione denti fissi con sistema bocca bionica. Paziente che arriva al mio istituto con dei denti spaziati, molti denti assenti, un sorriso profondo, dietro non c'era più la masticazione, praticamente poggiava solamente sui denti anteriori. Abbiamo fatto l'RX, abbiamo visto che c'erano molti denti fuori asse, fuori dall'osso con la parodontite. Abbiamo fatto l'intervento montando già dei denti provvisori. Questo è il risultato di una chirurgia che abbiamo fatto posizionando impianti pterigoidei e riposizionando tutti i denti nella parte anteriore. Questo è lo schema grafico del tipo di chirurgia che abbiamo eseguito, impianti sia sull'arcata superiore che inferiore, tra l'altro sopra, evitando le zone di vuoto dei seni mascellari con impianti pterigoidei. Abbiamo montato dei denti provvisori, dato il tempo alla bocca di guarire, una bocca che non aveva più occlusione, puoi vedere qua l'attacco tridimensionale, i denti fuori asse, un morso completamente errato, l'abbiamo già con una prima chirurgia rimesso in asse occlusale corretto. Successivamente abbiamo creato un design di quelli che sarebbero voluti essere i denti da mettere, nota la differenza rispetto alla situazione di partenza. Abbiamo infine creato delle protesi definitive con lo zirconio che abbiamo subito integrato all'interno della bocca della paziente. Sorriso abbiamo corretto col taglio della parte premaxillare e questo è il sorriso integrato all'interno della bocca. Denti completamente riabilitati, una paziente che può tornare a masticare, a mangiare e non doversi più nascondere dietro una mano il suo splendido sorriso.